Ciao a tutti! Oggi qualche consiglio per imparare a cantare come la grande Mariah Carey. Cantautrice americana, le cui origini sono in parte irlandesi, in parte venezuelane, è considerata una delle più grandi cantanti di tutti i tempi. Figlia di una cantante lirica, ha ricevuto da lei la sua prima educazione musicale di stampo classico. Ma vediamo insieme qualche caratteristica della vocalità di Mariah da cui farci ispirare. La voce di Mariah Carey è una voce dai grandi punti di forza, un perfetto equilibrio timbrico ricco di sfumature in tutta la sua straordinaria estensione di circa 5 ottave, gestite con grande tecnica e talento da fuori classe. Ha influenzato gran parte dell'attuale generazione di cantanti pop e R&B. Portando la vocalità soul in un contesto più melodico e moderno, riadattandola e rivisitandola. I vocalizzi, anche detti vocal runs, sono sempre molto presenti nel modo di cantare di Mariah e sono eseguiti con una accuratezza rara in qualsiasi registro o qualità vocale. Attenzione, l'ascolto prolungato di questa cantante può provocare nei soggetti più sensibili improvvisi crolli di fiducia e perdita parziale o totale dell'autostima. Ecco qualche caratteristica interessante che contraddistingue la vocalità di Mariah. L'uso e il perfetto controllo del registro di fischio, anche detto whistle, è una delle sue caratteristiche principali. Con questa voce altissima riesce a fare vocalizzi complessi, staccati, transizioni da e verso altri registri. Insomma, una vera e propria maestra del genere. Sentiamo gli esempi. Quindi il punto 1 è avere un perfetto controllo del registro di fischio nei vocalizzi e nelle transizioni da e verso gli altri registri vocali. Nel tempo Mariah ha voluto cambiare un po' il suo modo di cantare. Dal disco Butterfly in poi, infatti, ha fatto molto più uso della voce di testa soffiata sia nelle armonie, quindi nei cori, che per i vocalizzi, per creare volutamente un po' un effetto contrasto tra le parole o le frasi. Naturalmente anche questa nuova sfumatura della vocalità di Mariah ha fatto scuola e ha influenzato moltissimi cantanti. I love you, Mariah. I love you. A picture fades of you and I together. Il punto 2 è usare la voce di testa soffiata per armonie e vocalizzi o per creare contrasti vocali interessanti. Mariah usa diversi tipi di attacchi e di effetti vocali, dipende un po' dall'emozione e dalla canzone. Usa il fry, usa il growl anche tra le parole. Vediamo qualche esempio. You'll never be alone. I give my all. All day they can do. Ed ecco il punto 3. Fare un uso vario e fantasioso di attacchi ed effetti. Ma la straordinaria estensione di Mariah non si sviluppa soltanto in altezza, quindi verso la voce mista fino ad arrivare al registro di fischio, ma anche verso il basso. Infatti è capace di prendere delle note veramente molto basse per essere una donna. In questo è aiutata dalla sua impostazione classica, dove la mandibola è veramente molto rilassata,
ha un'apertura verticale e dove ci sono pochissime tensioni. Il timbro che usa è molto soffiato, caldo e vagamente jazzy. Ricorda in qualche momento il timbro della grandissima cantante jazz Sarah Vaughan. Sentiamo qualche esempio. Out of hand, yeah, you're living this without you. Quindi il punto 4 è sfruttare e valorizzare la parte bassa della propria estensione, cantando con una mandibola rilassata e usando un suono soffiato e vagamente jazz. Bene, abbiamo visto insieme 4 tra le tante caratteristiche vocali di Mariah Carey. Vi è piaciuto il video? Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao Titti, come stai? Attenzione, no, attenzione, no, attenzione, ok.